Prego con le domande. Stai passando un ottimo periodo di forma, hai realizzato 6 gol in questo inizio di stagione. Dove può arrivare? Ma soprattutto qual è l'obiettivo che ti poni per questa stagione? Ti dico, io non mi pongo obiettivi ogni stagione, io penso domenica per domenica, cercare di lavorare al meglio in settimana per poi riportare appunto in partita. Quindi non mi pongo un obiettivo, magari per un attaccante è importante fare la doppia cifra, se ci si riesce bene, se no l'importante è il risultato di squadra. Valid, diciamo, questa partenza forte cosa ci deve far aspettare per il prosieguo? Sei già al massimo oppure possiamo attenderci ancora un che dire ancora più forte, ancora più convinto? Come indole ho quella di lavorare per migliorare tutti i miei aspetti che in cui sono meno, ecco, quindi ci sono diversi aspetti in cui ancora da migliorare, quindi posso fare solo che meglio, ecco. Walid, è il miglior che dira che abbiamo visto a Bari in questo periodo, cioè probabilmente sono le condizioni migliori che noi abbiamo potuto avvertire rispetto a te a Bari, e poi in queste prime partite che differenze hai percepito rispetto alla Serie C? Il miglior che dira non lo so, perché poi l'anno scorso abbiamo fatto delle bellissime prestazioni in cui ho fatto bene, quindi non so risponderti. Mentre la seconda com'era? La differenza che sicuramente in Serie B ci sono molti più spazi, le squadre sono molto più coraggiose, quindi ti vengono ad aggredire e quindi così lasciano spazi dove io posso buttarmici, dove posso esprimere le mie caratteristiche. Che dire, due domande. Una, se sapevate che in tribuna ci fosse un grande centravanti della storia del Bari, Sandro Tovaglieri, e poi l'altra, ancora una volta il Bari è andato in svantaggio, però avete ripreso questa partita. C'è un po' di rabbia da parte vostra, dispiacere, insomma, che potete fare di più. Che cosa vi siete detti a fine partita? Allora, non sapevo che ci fosse... fa piacere, però sì, c'è il rammarico perché volevamo portare a casa la vittoria ad una cornice di pubblico del genere, non ci siamo riusciti, però ci rimane l'ottima prestazione e ancora una volta riuscire a rialzarci dopo aver preso gol. Quello che ci siamo detti è che abbiamo fatto appunto un'ottima partita e che possiamo solo che migliorare. Posto? Grazie a tutti.